Allora, questi tempi difficili che stiamo vivendo, dove siamo costretti a stare relegati in casa proprio per cercare poi di sconfiggere questo diabolico coronavirus, mi hanno fatto venire in mente un parallelo, per carità, mi si perdoni la blasfemia, perché fatte le opportune differenze, mi ha fatto venire in mente un po' la situazione del Decameron, di quando in una Firenze infestata dalla peste, che non aveva certo, che era molto più grave del coronavirus, però i fiorentini erano impreparati, un po' come impreparati siamo noi oggi. Questi 10 fanciulli, 10 giovani, si radunarono su una villa delle colline Fiesolane proprio per evitare il contagio, ma soprattutto per esorcizzare la morte col racconto, forse la forma più bella di comunicazione che esiste da sempre. Io credo che in molte case anche oggi si sia tornati al racconto, alla lettura, non solamente a impazzare con i messaggini di WhatsApp. Bene, io voglio regalarvi un racconto così da ripetere questo rito, ripeto, ripetere, ripeto, perdonatemi, ma facendo sempre le opportune differenze, però insomma, continuare, perpetuare questo rito del racconto con una di quelle novelle, delle novelle del Decameron, una che secondo me ha le maggiori reminiscenze scolastiche di ognuno di noi, la famosa Chichibio e la gru. Currado Gianfigliazzi, con un suo falcone, avendo un di presso a Peretola una gru ammazzata e trovandola grassa e giovane, la mandò ad un suo buon cuoco, il quale era chiamato Chichibio ed era veneziano, e gli ordinò che a cena l'arrostisse e governassela bene. Chichibio, acconciata la gru, la mise a fuoco e con sollecitudine a cuocerla cominciò. La quale, essendo già pressoché cotta, grandissimo profumo venendone, accadde che una femminetta della contrada, la quale Brunetta era chiamata, di cui Chichibio era fortemente innamorato, entrando nella cucina e sentendo l'odore della gru e veggendola, le venne una gran fame e pregò caramente Chichibio che gliene desse una coscia. Ma Chichibio prontamente le rispose, era veneziano: «No, donna Brunetta, voi non l'avrei mai da me! Voi non l'avrei mai da me!» Al che donna Brunetta, un poco piccata, rispose: «In fe di Dio, se tu non la mi dai, non avrai mai da me quella cosa che ti piace così tanto, trallallero, trallallà!» Fu così che Chichibio, per non corrucciare la donna sua, spiccata l'una delle cosce alla gru, gliela diede. Poscia, una volta che fu cotta la gru senza una coscia, egli la portò in tavola, come se niente fosse, davanti a Currado e ad un suo amico forestiero, al che Currado, veggendola subito, meravigliossene e domandò a Chichibio che fosse divenuta dell'altra coscia della gru, al che il venezian bugiardo subitamente rispose: «Signor mio, ma le gru non hanno se non una coscia e una gamba sola!» Currado, turbato, turbato è un eufemismo del boccaccio, turbato, rispose: «Ma che diavolo tu dici, eh? Che elle non hanno se non una coscia e una gamba sola?» E Chichibio prontamente: «Sì, è proprio così, messere, e quando vi piace io ve lo farò vedere.» Currado, per amore del forestiero che seco aveva, non vuole andare dietro molto alle parole, ma disse: «Bene, poi che tu vuoi farmelo vedere, allora io il voglio vedere domattina stessa. Ma io ti giuro sul corpo di Cristo che se altrimenti sarà, io ti farò conciare in maniera tale che tu te ne ricorderai per sempre finché vivrai. È chiaro?» La mattina seguente, appena il giorno apparve, Currado, a cui non era per lo dormire ancora l'ira cessata, tutto ancor gonfio d'ira, si levò e comandò che i cavalli gli fossero menati, e fatto montare Chichibio sopra un ronzino, verso una fiumana, alla riva della quale sempre solevano insulfare del dì vedersi delle gru, e il menò dicendo: «Tosto vedremo, eh? Chi iersera aveva mentito, se tu o io!»
Chichibio, veggendo che ancora durava l'ira di Currado e che gli conveniva dar prova presto della sua bugia, non sapendo come fare, cavalcava appresso a Currado con la maggior paura del mondo e volentieri se avesse potuto se ne sarebbe fuggito, ma non potendo, ora innanzi, ora addietro, ora di lato, ora si riguardava poiché credeva, ahimè, che avrebbe ben presto visto le gru che stessero sui due piedi. Ma vicini al fiume erano pervenuti quando egli scorse ben 12 gru che su un piede solo stavano, siccome esso sogliono fare quando dormono. Per cui prestamente le mostrò a Corrado e disse: «Potetemi vedere, messere? Che iersera io vi dissi il vero, che le gru non hanno se non una coscia e una gamba sola, proprio come quelle che vedete là. Guardale, guardale, guardale là, tutte su una gamba sola». Corrado, reggendole, disse: «Aspetta, aspetta, e io ti mostrerò prontamente che le ne hanno due». E fattosi alquanto più vicino ad esse, batté le mani e gridò: «Oh, oh, oh!» Per lo qual grido le gru mandarono giù l'altro piede e dopo alcuni passi cominciarono a volare. Laonde Currado, rivolto a Chichibio, disse: «Allora, che te ne pare, furbone? Che le ne abbiano una o due di cosce? Una o due di gambe?» Chichibio era sbigottito e non sapeva più che dire. Allora, dapprima se ne ristette afflitto in silenzio, ma poi d'un tratto rispose: «Messere, ma voi non gridaste o a quella di iersera? Che se così aveste fatto, ella avrebbe mandato fuori l'altra coscia e l'altro piede proprio come quelle che hanno fatto adesso». Accurato. Piacque così tanto questa risposta che tutta la sua ira si tramutò in riso e disse: «Tu hai ragione, Chichibio, ben avrei dovuto farlo, ben avrei dovuto farlo». Così adunque, con la sua pronta e sollacevole risposta, Chichibio cessò la malaventura e ripacificossi con lo suo signore. Bene, viva la letteratura, viva l'arte del grande Boccaccio che sconfigge la morte, sconfigge tutto il dramma che c'era allora, come spero anche il dramma di adesso. Con questo piccolo grande aiuto speriamo di dimenticarci ben presto di questo maledetto coronavirus che sta rovinando la nostra esistenza. Non ci riuscirà, non ci riuscirà assolutamente. Ciao.